Siamo prontissimi, un ennesimo appuntamento qui su Spazio Notizie per Sotto i Riflettori. Siamo venuti a Vercelli per seguire il film Lupo Bianco, una nuova produzione di Cinemasetti di Antonio Chiaramonte. Andremo a scoprire i vari aspetti dietro le quinte, backstage, come nasce un film, interviste, curiosità, ma soprattutto ospiti. Cosa abbiamo oggi, Alla? Tony Gangitano, regista, Stefani e Beatrice Genova, aiuto e regia. Fantastica la nostra Holly, noi ci vediamo subito dopo la sigla. Ed eccoci questa puntata, eccoci pronti per aprire questa ennesima finestra qui da Vercelli. Sì, perché Spazio Notizia Sotto i Riflettori si è spostata in quel di Vercelli proprio per seguire Lupo Bianco, una straordinaria opera di Cinemasetti di Antonio Chiaramonte, che ovviamente le riprese sono già iniziate da alcuni giorni. Noi li andremo a seguire per un po', anche dietro le quinte, per capire un attimo come nasce un film. Andremo a rubare un po' delle immagini sicuramente belle e particolari. Bene, abbiamo presentato i nostri ospiti, che puntualmente saranno sempre diversi, per dare in modo di presentare nei migliori dei modi questo film, Lupo Bianco. Abbiamo detto Tony Gangitano, che lo salutiamo, che è il regista. Tony, ben trovato. A voi, ma soprattutto è bello vedervi qui insieme a noi a Vercelli. Infatti, noi ci siamo visti a Catania, adesso siamo qui. Noi vi seguiamo perché quando ci sono delle belle cose, e poi le cose un attimo particolari, che andremo a parlare anche di questa storia, vi seguiamo. Tony, come stanno andando queste prime riprese? Ma direi molto bene, sono molto soddisfatto. Chiudiamo la seconda settimana di lavoro e quindi una soddisfazione grande, anche perché sono nate cose diverse di quelle che si pensava, ma molto, molto forti. Quindi stiamo cercando un po' di seguire più le emozioni, in effetti, non solo della sceneggiatura, ma di chi ne fa parte, che sarebbe proprio Carlo Olmo. E ha detto bene il nostro Tony, perché sono le emozioni che noi andremo a scoprire, a vedere, a seguire, e anche ci emozioneremo. Tony non sarà solo perché c'è un cast straordinario, ma non sarà solo per quanto riguarda la regia, perché anche c'è una sceneggiatrice straordinaria, bella, brava, che ha scritto, è riuscita a scrivere nel miglior dei modi questa storia vera. Stefani Beatrice Genova, ciao, grazie di essere Molto, venuta. grazie a voi, molto felice di vedervi qui anche a Vercelli. Cosa Cosa dire? che? Il Lupo Bianco è un film emozionale, per come dicevi, su tutti i punti di vista, arriva al cuore, e tocca delle corde molto profonde sull'esistenza umana. Eh sì, assistenza umana, perché andremo un attimo a raccontare nei minimi particolari questa vita drammatica, bella, che poi ovviamente si sfocia a questa grande vittoria emozionale. Allora, Tony, intanto dobbiamo sapere che Tony Gaggiano, cioè, ha fatto un mare di cose, quindi regia, recitazione, scrittura e quant'altro. 30 secondi per presentare te, questo personaggio che tu spazi nei Ma migliori dei modi. hai detto bene, la mia vita è stata proprio un continuo correre verso qualcosa di sempre più bello, più forte, a partire dai primi anni, dai primi miei 15, 16, 17 anni, fino ad arrivare alla maggiore età con le radio, e da lì poi aprire un percorso di vita diverso che passa dalla musica alla recitazione. Pian pianino andiamo avanti con il discorso attorato, eccetera, eccetera, finché mi innamoro pazzamente, perdutamente della regia. E oggi sono qui e sono felice di condurre veramente questo momento delicato della mia vita e della vita anche di chi ne ha messo veramente dentro di tutto e di più. Ed è, ripeto, è emozionante, credetemi. Io molte volte, non è la prima volta, ho girato in altri miei prodotti, altri miei film. Era una storia che camminava in funzione della sceneggiatura. Qui invece è una storia che cammina in funzione della sceneggiatura, dei luoghi e di chi in realtà ha vissuto tutto questo.
Io, Tony, con te volevo fare un attimo, non tu come passato, ma dire che tu non ti fermi a quello che abbiamo detto, tu ti schieri in prima linea per rendere note ai più giovani, tu hai voluto dare un messaggio sempre di più ai più giovani, affrontando i vari problematiche, perché questo è anche il messaggio che vuole dare Antonio Chiaramonte di Cinema 7, e le scuole, i bambini, i ragazzi, è il messaggio che deve partire da di là, Tony. Sì, hai ragione. Infatti ho sempre amato lavorare con i bambini, con i ragazzi, con gli adolescenti. Ho fatto molti prodotti, dei cortometraggi proprio dediti a loro. Sono passati per tutte le scuole della Sicilia, siamo andati anche in Calabria, proprio per lavorare con loro, perché a me interessa veramente che loro capiscano e si nutrono di quello che è in realtà la vera vita, che oggi sono dei tempi molto delicati, quindi è giusto aiutarli. Quindi ho fatto dei corti anche sul no alcol, sul bullismo, sulla violenza di genere, che in realtà ancora ci sono ragazzi che mi chiamano dicendo: sa, signor Gangitano, signor regista, io da oggi metto il casco, da oggi ho conseguito gli esami di licenza media. Beh, per me salvare un ragazzo è come una goccia nell'oceano, è una grande soddisfazione. Puta caso, non so se è stato un caso o un qualcosa di scritto già, ho trovato un produttore che aggancia proprio queste tematiche. Quindi la produzione Cinema 7 di Antonio Chiaramonte aggancia alla grande queste tematiche, perché proprio è uno dei interno del MIUR, è proprio una persona che tocca con mano queste corde delicate dei ragazzi, e questa cosa ci fa andare in sinergia alla grande. E qui ci troviamo qui su Vercelli per il Lupo Bianco, che in realtà ha lavorato tantissimo per la prima, cioè per il primo lockdown nel 2020, ma ripeto, non si è ancora fermato. È bello quello che hai detto, perché nell'universo io dico sempre niente succede per caso. Hai detto bene, c'è stato questo incontro con Cinema 7, questo incontro con Antonio Chiaramonte, quindi ben vengono questi belli incontri. A proposito di incontri, gli incontri che noi avremo all'interno del Lupo Bianco, Sì. il cast di attori di tutto rispetto. Ma il cast è eccellente, un cast di tutta eccezione, di tutta punta, io lo chiamo, come anche le nostre maestranze, come tutti quelli che ci circondano, come la produzione, come le manualanze, come le maestranze, come il direttore della fotografia, che siamo spalla a spalla, proprio lavoriamo come due fratelli, perché così si deve lavorare, come un po' tutti quelli che sono all'interno di questo progetto. Il cast è d'eccezione, lo dico perché veramente abbiamo tirato fuori il meglio che poteva in questo momento esserci, vista che questo è un film che praticamente cammina dal 1965, tocca poi il 1972, l'80, il 2005, il 2020, e ci sono bisogno tantissimi attori, e tantissimi attori abbiamo recuperato, tantissimi bravi, a partire dal protagonista di questo Lupo Bianco, questo film, che è Sebastiano Somma. Che veramente io non avevo mai lavorato con Sebastiano, lo conosco da ragazzino, fra l'altro, perché vedevo sempre i suoi film. Oggi sono qui a dirigerlo, ne sono lieto, fiero, e concordo che è bravissimo, un attore strepitoso. Accanto a lui una meravigliosa attrice che è Morgana Forcella, e con loro si associano Vincent Riotta, Guy Aiello, Gaetano Aronica. Insomma, abbiamo un cast d'eccezione, ma grandissimo. Adesso dimentico, perché sono 40, quindi Certo, se dimentico certo. vi prego di perdonarmi, Recupereremo, però recupereremo noi. c'è tempo, Certo, perché certo. adesso questa è la situazione. Beh, Francesca Rettondini, Rosario Petixi, insomma, persone d'eccellenza del cinema e della TV, gente che ha lavorato in questo A settore per proposito, aiutare. adesso noi nel frangente stiamo parlando delle scene che abbiamo girato proprio oggi. E la scena di oggi che avete girato era all'interno della casa di Carlo. Sì, la vera casa di È Carlo. la casa di Sì, Carlo, sì, sì. sì, sì. E ci sono delle scene molto toccanti, momenti di vita che hanno vissuto sia lui che la sua compagna Angela, dei momenti delicatissimi, belli, nel periodo in cui in realtà non vi era neanche una mascherina, neanche per i medici dell'ospedale, che cioè, pensate un po', non per il semplice cittadino, ma per il medico, l'infermiere che doveva curare le altre persone. Era un momento delicato, ed è lì che Carlo Olmo ha azionato la macchina importante, che è una macchina più che altro di cuore e non di altro, veramente ha azionato questa macchina grossissima, un ingranaggio delicatissimo, e da lì ha cominciato a distribuire, a far arrivare le mascherine, pensate un po', dalla Cina, contatti con la Germania, insomma una cosa strepitosa, che in quel momento neanche le istituzioni potevano Vero. veramente dare. Vi ricordate benissimo che c'erano dei problemi seri per le mascherine, ebbene lui è riuscito ad arrivare a far donare mascherine anche agli ospedali.
ed ha avuto dei medici che abbiamo anche all'interno del nostro prodotto, quindi di questo film, che saranno recitati da attori, che addirittura piangevano all'arrivo delle mascherine. Quindi questo per me è strepitoso, è emozionante, cioè calcare questo palcoscenico di emozioni e girarle e renderle veramente mie insieme agli attori, beh, credetemi, si suda. Assolutamente, poi ripetiamo, è tratto da una storia vera, già sì. Questo fa pensare. Bene, ha parlato prima di Sebastiano Somma, quindi noi oggi l'abbiamo incontrato proprio all'interno del set, un attimo di pausa, dietro le quinte nel backstage. Vediamo l'intervista che abbiamo fatto a Sebastiano Somma e poi ritorniamo qui in studio. Siamo all'interno del set a Vercelli, tanti ovviamente le comparse eccetera, ma tanti anche gli artisti, gli attori professionisti e come Sebastiano Somma. Intanto grazie e benvenuto ancora una volta, perché noi l'ultima volta ci siamo visti al Festival Cinema di Taormina, adesso siamo qua. Allora, un'importante interpretazione la tua. Speriamo, ma, innanzitutto, adesso siamo nel cuore, siamo proprio agli inizi di questa storia, perché è una settimana che giriamo, io perlomeno, anche se la troupe Tony Gangitano è già sul set da 2 settimane. Siamo nel cuore della vicenda, sicuramente una storia complessa, interessante, una storia vera, legata a questo signore che stiamo amando molto, si chiama Carlo Olmo, appunto, che è stato insignito da Mattarella come cavaliere bianco per meriti speciali, perché si è adoperato soprattutto nel periodo, nella parte iniziale di questa pandemia, diciamo che è riuscito proprio grazie ai suoi rapporti con la Cina, rapporti maturati negli anni, già dall'infanzia, da suoi rapporti personali, a far pervenire, soprattutto nel nord del paese, tra Vercelli, Bergamo, ospedali, strutture private, così, migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di mascherine, quando le mascherine erano assolutamente introvabili, ventilatori, copriscarpe, quindi diciamo che ha contribuito a salvare la vita veramente a tantissime persone, solo perché aveva questo desiderio di ritornare alla vita ciò che la vita gli aveva dato. Quindi la vita era stata in qualche modo, gli aveva tolto delle cose, poi gliel'ha date, poi di nuovo gliele ha tolte. Quindi il personaggio è complesso e bello, ed è una bella storia scritta da la nostra Stefanie Beatrice e da Alessandro Ferrara, che è diretta appunto da Tony Gangitano, ricca anche nel cast, se mi consenti, e io interpreto appunto la figura di Carlo Olmo, a cui spero di ridare una verità, insomma noi siamo sempre alla ricerca di questa famosa verità noi attori, no? Quanto importante è stato appunto raccontare questa storia di Carlo Olmo nella tua interpretazione per te? Ma intanto è un'esperienza diversa, perché proprio perché il personaggio è così complesso ed ha attinto lui dalla vita sotto molteplici iniziative e anche esperienze di vita, compreso grandi viaggi. Il nostro Carlo Olmo è ricco di varie esperienze che gli vengono trasmesse appunto dai lunghi viaggi che ha fatto, anche in una fase diversa della sua vita, quando lui appunto era un avvocato in prima linea, un penalista importante, poi ha mollato perché c'era qualcosa che gli ha cambiato un po' la vita. E quindi questi suoi viaggi, questa sua conoscenza anche delle varie religioni, di conoscenze della cultura di varie nazioni, se li è portati dietro. Quindi noi in un film di 1 ora e 40 dobbiamo raccontare sia la zona appunto del fatto, ma anche l'intimità di questo personaggio e della sua compagna di vita, Angela, che è stato a fianco a lui in un momento importante della sua vita. Quindi per me è un'esperienza nuova, perché adesso io tra un po' devo girare una scena di meditazione, ad esempio. Ah, per esempio, ecco. Una scena di meditazione. È chiaro, io ho fatto a Roma, prima di venire, mi sono confrontato con un maestro a Roma per cercare di entrare anche un po' nell'idea della filosofia, anche non solo, anche fisica, di questi momenti. Quindi per me è un'esperienza sicuramente interessante, speriamo di riuscirci. Il ruolo dell'attore è sicuramente importante, riuscire a capire il personaggio che interpreta, quindi interagendo, conoscerlo. Tu hai ovviamente Carlo Olmo in persona. Prima di arrivare qua ci sono state delle chiacchierate telefoniche, dei confronti, però è una conoscenza costante, continua, quotidiana, fatta di messaggi anche subliminali, a volte anche soltanto di sguardi, di intese. Perché è chiaro che è un mondo
raccontato brevemente, ma di suoi 50 e passi anni di vita, insomma, una vita molto intensa. Come ti stai trovando con questa troupe, con Tony Gaggitano, con Antonio Chiaramonte, produttore? Tutto... Guarda, è un tuffo nel mio cuore, nella mia passione, perché la Sicilia soprattutto, e la troupe siciliana, anche se noi giriamo a Vercelli, sì, e zone limitrofe, però questa troupe siciliana con cui ogni tanto mi evoca pensieri e ricordi fantastici, non solo del Festival di Taormina, che ho amato molto, a cui auguro un buon proseguio, ma che è a breve tra l'altro, no? Sì, esatto. Credo che ci sia. E gli amici anche di Videobank che ho conosciuto. Lino Chieco e Maria, esatto, Guardia Pappalardo. Ti prego di salutare. Certo. C'è anche la Guia Ielo con noi nel cast, certo, insomma, che Belpasso, mi ricordo anche il premio che ho ricevuto a Belpasso, la Sicilia che ho frequentato sia per amore, per vacanza, per diletto, ma anche per lavoro, con il grande teatro di Sciascia, certo, che ho fatto con, appunto, con il nipote di Sciascia, con Fabrizio Catalano, sia l'ultimo spettacolo, Uno sguardo dal ponte di Miller, dove recitavo un Eddie Carbone catanese di origini, di Aci Trezza, di origini trapiantato in America. Quindi la Sicilia ritorna già dalle mie infanzie, dall'adolescenza, quando venivo in vacanza, quando i miei mi portavano nei templi dei Selinunte e tanto altro. Da militare sono stato a Ciapane, quindi ci sono tante cose della mia vita legate alla Sicilia. C'è anche un componente della troupe napoletana, visto che sono napoletano, ogni tanto ci facciamo delle belle chiacchierate in napoletano, però la maggior parte si respira un'aria siciliana in un contesto però molto sobrio, che è quello appunto di una città come Vercelli, è molto interessante, quindi mi trovo benissimo, perché il sud è passione, è vita, è calore, è simpatia e tanto altro, però parlano poco siciliano, questo mi dispiace, gli devo tirare un po' le orecchie, ho bisogno di sentire più siciliano. Per chiudere, prego. Il cinema. Antonio Chiaramonte, lasciamelo dire, sì, sì, è fantastico. È veramente una persona molto, 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 molto per bene, cioè quando hai bisogno di rilassarti parli con lui e lui riesce sempre a calmarti. Un ottimo professionista. Per chiudere, il cinema in generale, il cinema nel nostro territorio, ovviamente l'Italia, come si muove adesso? Ovviamente c'è questa voglia di rinascita dopo questo fermo, come si muove dal tuo punto di vista? Insomma, il mio punto di vista, adesso lo capiremo tra un anno o due, tanto sperando che questa situazione appunto si stabilizzi in maniera positiva. Dopodiché capiremo se tutto questo periodo così lungo è servito a far sì che comunque i racconti possano andare anche in direzioni diverse, che ci siano delle prese di coscienza anche diverse. Il neorealismo è nato proprio dal dopoguerra, quando, certo, ci fu la guerra, nacque il neorealismo con grandi idee, grandi autori, grandi storie, De Sica, no? I Germi e compagnia bella. Quindi chissà, speriamo, io me lo auguro che questo lungo periodo possa aver segnato anche una ricerca interiore di messaggi diversi, una ricerca anche drammaturgica di messaggi diversi. A mio avviso negli ultimi tempi il cinema italiano era un po' troppo stantio, cioè troppa commedia, troppa ripetizione, troppe commedie, troppe fa sempre ad uso e consumo per cercare di portare, di raccogliere consensi popolari. Spero che questa lunga pandemia possa essere servita a dare stimolo, sì, stimoli e idee nuove di apertura internazionale, insomma, quello che mi manca un po' del cinema italiano a volte, tranne alcuni grandi personaggi, come io amo molto Garrone, come Sorrentino, ma insomma tanti altri, Costanzo e tanti altri, cioè, abbiamo dei grandi registi e anche delle ottime penne e soprattutto abbiamo anche degli ottimi attori, parliamoci chiaro, è giusto. Però speriamo che possa servire ad allargare un po' la visione, un pochino più internazionale, con dei messaggi che possano arrivare a chiunque, non soltanto nel nostro territorio, non so se mi sono spiegato. Assolutamente. E vive il cinema nazionale e non solo. Assolutamente sì. Grazie. Bocca al lupo. Grazie, ciao. Vive il lupo. Viva, grazie, la Sicilia, ciao. Straordinario Sebastiano Somma, che ci ha concesso questi pochissimi minuti, ma era proprio nel set, quindi molto bello e particolare, anche lui ha parlato del Lupo Bianco e poi ovviamente un grande personaggio. Stefani, allora parliamo un attimo della sceneggiatura, straordinaria, fatta bene, ne abbiamo parlato, ha avuto difficoltà, è stata cambiata all'ultimo momento, c'è stato qualcosa o no? Sì, tante cose. Direi, in effetti, sì. È stata comunque, ci sono state varie stesure, di cui l'ultima stesura è stata coadiuvata insieme allo sceneggiatore Alessandro Ferrara, di cui mi sono trovata molto bene con la sua collaborazione, perché comunque
è sempre bello confrontarsi con i propri colleghi e magari migliorare anche un'opera. Sino ad oggi c'è stata comunque qualche modifica, è un continuo, perché tu vedi comunque crescere quest'opera, prendere forma, e poi bisogna dare quella forma che bisogna, attraverso questa forma, trasmettere, scusate, un gioco di parole. Un bisticcio di parole, ma giusto, no, ma è chiaro, sì, certo, bisogna dare il messaggio. Certo. Il più possibile quelle emozioni umane che sono le cose più importanti. Senti, Stefani, parliamo un attimo c'è un comitato storico che è nato, che cos'è in particolare? Esattamente, allora, la nostra action movie è la ricostruzione di un lupo bianco del Pleistocene, vissuto 40 milioni di anni fa. Si tratta di un lupo siberiano che siamo coadiuvati da un comitato storico scientifico che ci sta aiutando alla ricostruzione di questo lupo, che è particolare perché non volevamo, insieme al regista, lo standard del lupo, volevamo qualcosa di diverso, di particolare, di mistico, realmente bello. Ci siamo riusciti perché comunque sarà un lupo maestoso e quindi, tra l'altro, visto che è un film che è supportato dal MIUR, possiamo così dare anche una valutazione scientifica di questo film con i ragazzi. Assolutamente, ed è questo il messaggio che ancora vogliamo dare, come lo dice sempre Antonio Chiaramonte di Cinema 7, come ha detto Tony, e ovviamente lo stai rimarcando giustamente anche tu. Di nuovo Lupo Bianco, allora Tony, scritto ovviamente da Stefani, poi diretto da Tony Cangina, con le musiche di Serena Rubini, correggimi, sì. Marco Giva, Silva Poi e Francesco Silione. Ovviamente, ripercorre tutta la vita di Carlo Olmo. Quando lo vedremo? Quando è prevista la fine delle riprese? Lo vedremo a grande schermo? Ma la fine delle riprese è prevista per fine mese proprio. Quindi fine giugno. Sicuramente. Poi abbiamo i tempi che ci vogliono giusti per il montaggio. Fra l'altro, come avete capito, c'è anche ci sono degli effetti speciali, perché c'è il lupo bianco. Insieme al lupo bianco c'è un altro effetto speciale che è il Nien. Quindi abbiamo il bene e il male in questo caso. Quindi rappresentiamo non solo un'autobiografia, ma un thriller delicato, che in questi giorni ci siamo accorti veramente essere molto delicato. Quindi penso che prestissimo, dopo luglio, avremo il montaggio, quindi per agosto, settembre, il film dovrebbe essere finito, per poi poter partecipare ai vari festival, ma soprattutto portarlo in sala nei tempi stabiliti dalla distribuzione, perché non dimentichiamo che questo film ha una distribuzione, il MIUR, e speriamo abbia altre cose che merita. Però io ci tenevo a dire un'altra cosa molto delicata, perché dimenticando alcuni tasselli importanti non vorrei poi... Abbiamo anche un attore cinese all'interno di questo prodotto, che è Shi Yangshi, che ha fatto una parte strepitosa, che sono i primi anni della vita di Carlo. Insieme a lui abbiamo un bravissimo Andrea Zirio e una bravissima Monia Manzo. Ci sono anche i due ragazzini che interpretano Carlo da 15 anni e Carlo da 7 anni, sono il piccolo Guido Bazzani e il 15enne-16enne Gabriele Scopel. Questo ci tenevo a dirlo perché sono anche loro degli attori e hanno fatto parte della prima settimana di questo meraviglioso progetto, e quindi è giusto che sia così. Per il resto, credetemi, vi consiglio di andare al cinema poi. Di andare al cinema, la riapertura, il modo di vincere, rinascita, è questo quello che un attimo un po' tutti si augurano, non soltanto ovviamente loro in primis che lavorano nel nostro campo, nel campo cinematografico, ma anche per chi piace andare al cinema o al teatro. E gli operatori di spettacolo, dell'arte, cultura, spettacolo, sono stati penalizzati. C'è questa rinascita, Stefani, Tony? Sì, c'è, certo, perché comunque questo film ha una carica vitale così forte che è capace di unire l'Oriente con l'Occidente, perché parliamo tanto di Oriente. A proposito di Oriente, c'è invece un ingresso, ovviamente, di un personaggio importante, la First Lady, che farà parte... Abbiamo la First Lady, quindi la moglie del presidente della Sierra Leone, la First Lady, che interpreterà il ruolo della First Lady, proprio non lei dell'attrice, stessa. Sì, ricordandoci anche che lei è stata un'attrice, però in questo caso è la First Lady, quindi notizie proprio vere, ci saranno vere notizie, si confronterà proprio con i nostri attori, faremo delle scene meravigliose all'interno dell'Accademia di Carlo Olmo, dove c'è una pagoda
meravigliosa, strepitosa, costruita con marmi cinese, che invito veramente a venire a vedere perché è qualcosa di strepitoso e meraviglioso oltretutto. Quindi avremo queste scene anche con la First Lady. Quindi ci sarà, c'è tanta roba che forse dimentico, sai, perché, perché c'è tanta di quella roba che stiamo infatti ogni giorno salendo gradini più alti e dire, ma in realtà quello che c'è scritto a volte è vero, avviene di più di ciò che scrive e ciò che c'è scritto in una sceneggiatura. Ma io ho la fortuna di avere la sceneggiatrice accanto a me come aiuto regia, quindi possiamo rivedere e vedere tutti i tasselli che mancano o quelli che devono essere sussidi. Insomma, non è stato facile, non è stato, non è stato facile. Però dopo un anno e mezzo che siamo stati a casa fermi, questo è il momento più bello per rifarci, per avere la forza veramente di portare avanti un progetto unico, un film che secondo me sarà veramente qualcosa di bello. Senti, chi dovrà vedere questo film dal tuo punto di vista? Ma dal mio punto di vista da 0 a 90 anni, sì. Credi, perché c'è qualcosa di grande per i ragazzini, ci sono dei messaggi bellissimi, non è un film solo di effetti speciali, ci sono dei messaggi che vanno capiti, carpiti, quindi dalle scuole, che questo ci penserà il MIUR, sino ad arrivare all'età più grande, perché poi ci sono situazioni molto belle, fra l'altro siamo in una città vercellese che è la città templare, noi faremo delle scene anche all'interno della Basilica di Sant'Andrea, dove i templari hanno, là dentro c'è la traccia ancora, e ci saranno scene anche lì. Mi diceva proprio Sebastiano, l'abbiamo sentito anche in intervista, che c'è un momento anche di meditazione, sì. Quindi anche lui è entrato a far parte, di, c'è uno studio particolare. Sì. Infatti bisogna capirlo, bisogna entrare dentro questa storia, perché è una storia con varie porte e tante sfaccettature, ma tutte riconducono ad un unico messaggio, che è quello importante che sempre Carlo Olmo dice: la vita mi ha dato, la vita mi ha tolto, adesso è il momento che io renda tutto alla vita. Bellissimo, okay? Bellissimo. E con queste belle straordinarie parole di Tony Cangitano salutiamo anche Stefani e Beatrice a Genova, vi auguro buon lavoro perché ancora c'è tanto lavoro ancora per arrivare a fine mese per completare queste riprese. Grazie comunque anche a voi per la pazienza e perché ci sostenete, perché per noi avervi accanto è un sostegno forte, la nostra voce arriva ovunque con voi. Grazie, grazie Tony, grazie a voi. In bocca al lupo per il lavoro che state appunto facendo, e quindi in bocca al lupo bianco. Non a caso hai il lupo accanto. Meravigliosa struttura, meravigliosa opera che ci hanno portato, ci hanno donato, è fatta in legno, una cosa ormai. Bene, a questo punto allora per i saluti finali lo facciamo con Alla. Grazie per averci seguito, i nostri ospiti, Tony Cangitano, Stefani e Beatrice Genova. Benissimo, grazie alla nostra Alla, noi vi ringraziamo ovviamente, è stata una puntata bella, intensa, passionale. Vi ricordo che per seguire la nostra puntata sarà trasmessa alle 19.30 sui seguenti canali, ve li leggo perché sono veramente tanti. Sulla pagina Facebook di Spazio Notizia Sicilia, oppure sul canale YouTube sempre di Spazio Notizia Sicilia, oppure sul sito internet Spazio Notizia Sicilia, che è www.spazionotizia.it, sulle pagine Facebook, sui social di Vintage Radio TV, oppure sul canale 882 del digitale terrestre, ma giù in Sicilia. Vintage Radio TV invece in tutta Italia, se avete uno smart TV, prendete il canale 123, premete il tasto rosso, esce Vintage Radio TV e potete vedere questa puntata, ma anche tutto il resto. Bene, rimanete sintonizzati perché per scoprire da vicino il set e i protagonisti di un film che ha già scritto la storia. Signori, alla prossima!